la parola di oggi è auto da fé. Qualche secolo fa questa parola, apparentemente bellissima perché deriva dal portoghese auto da fé, che vuol dire atto di fede, faceva rabbrividire molte persone. Infatti, durante l'Inquisizione, l'auto da fé era la proclamazione solenne della sentenza dell'inquisitore. L'auto da fé, in portoghese auto da fé, in spagnolo acto de fe e in latino sermo generalis, era una cerimonia pubblica che prevedeva una messa, preghiere, una processione pubblica dei colpevoli e la lettura della loro sentenza. I condannati venivano trascinati in pubblico con capelli rasati, malvestiti e condotti a colpi di frusta. Sulle vesti del reo alcuni simboli indicavano la pena comminata. Gli auto da fé si svolgevano sulla pubblica piazza e duravano diverse ore, con la partecipazione di autorità ecclesiastiche e civili. Con il termine auto da fé si indicavano anche le fasi di esecuzione della condanna, anche se queste erano sempre portate a termine successivamente e separatamente dalla cerimonia dell'auto da fé. Il condannato che non aveva in alcun modo mostrato di pentirsi era arso vivo. Se si pentiva in extremis, prima di essere arso veniva strangolato o decapitato come atto di clemenza. Pene inferiori, la tortura, la fustigazione, l'esilio e la prigione, erano comminate a chi si presentava spontaneamente e confessava il proprio errore, indicando tutti gli eventuali complici. Questi orribili spettacoli erano generalmente seguiti da una folla entusiasta. Il primo auto da fé di cui si ha notizia si svolse a Parigi nel 1242. Ma la maggior parte di questi cerimoniali fu officiata nella penisola iberica. La tradizione fu inaugurata dal grande inquisitore Tomás de Torquemada nel 1481 a Siviglia, venendo poi mantenuta fino al XVIII secolo. Anche nel Regno di Sicilia, unito dinasticamente alla Spagna, vennero organizzati in età moderna degli auto da fé, da taluno elencati in numero di 114. Gli auto da fé si svolsero anche in Messico, Brasile, Perù e nella colonia portoghese di Goa in India. Di tutti questi orrori, per fortuna appartenenti al passato, il termine auto da fé è comunque rimasto nell'uso comune per indicare attività meno cruente, ma comunque sempre connotate da prepotenza o da sopraffazione. Dire, per esempio, il consiglio di amministrazione ha costretto il direttore generale all'auto da fé, vuol dire che in una burrascosa riunione il direttore generale, probabilmente prossimo ex, è stato costretto ad ammettere sue mancanze e a fare ammenda dei suoi comportamenti passati. Anche la distruzione di cose a scopo provocatorio o roghi con cui si distrugge polemicamente qualcosa, come ad esempio i roghi dei libri sotto il nazismo, possono essere definiti con lo stesso termine di auto da fé. Insomma, la parola ci ricorda eventi terribili, fatti peraltro in nome della fede, e dovrebbe servire da ammonimento per evitare che ancora oggi una fede, di qualunque natura, religiosa, politica, sportiva, finisca per diventare violenza. Arrivederci a presto con una nuova parola.